Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Vec. Io sono Luca. E io sono Adeline. Anno nuovo, video nuovo. E come non iniziare bene se non con un piatto che inneggia i colori della natura? In questo video della rubrica Le ricette di Luca realizzeremo un piatto con il gambo del broccolo, un elemento di solito utilizzato come scarto che oggi trasformeremo nel protagonista del piatto. Iniziamo! Questo piatto si compone di diversi ingredienti e preparazioni. Inizieremo dalle cipolle marinate, cominciando a tagliare finemente un quarto di cipolla rossa che trasferiremo all'interno di una ciotola. Dopodiché, in un pentolino, uniamo 120 ml di aceto di mele, 70 ml d'acqua e 15 g di zucchero di canna. Portiamo a bollore tutti i liquidi e una volta che lo zucchero si sarà completamente sciolto, versiamo tutto il contenuto del pentolino all'interno della ciotola contenente le cipolle, che lasceremo marinare per minimo un'ora. Passiamo poi alla preparazione della cialda di mais, unendo all'interno di una ciotola 37 g di farina di mais e un pizzico di sale, che mescoleremo con circa 30 ml d'acqua, fino ad ottenerne un composto omogeneo che lasceremo riposare per circa 20 minuti. Vi consigliamo però di aggiungere l'acqua poco a poco, in quanto l'assorbimento dipende dal tipo di farina. Terminato il tempo, trasferiamo l'impasto su un foglio di carta forno. Compattiamolo un po' con l'aiuto di una spatola e ricopriamolo con un secondo foglio. Dopodiché, con l'aiuto di un mattarello, stendiamo il nostro composto fino a raggiungere uno spessore di circa 2 mm. A questo punto rimuoviamo il foglio superiore ed inforniamo la cialda a 200 gradi con forno in modalità statica per circa 15-20 minuti o finché non si sarà dorata. Nel frattempo passiamo alla preparazione del gambo del broccolo, che avremo ipoteticamente recuperato da una ricetta precedente. Ne servirà uno per persona. Tagliamo nella parte inferiore, quindi iniziamo ad eliminare la parte esterna più legnosa. Prima con un coltellino e dopo con un pelapatate, fino a togliere tutte le parti bianche come indicato. Ed ottenerne questo risultato. Dopodiché portiamo a bollore una pentola con dell'acqua, saliamola ed immergiamovi il gambo per circa 12 minuti. Terminato il tempo, scoliamolo e lasciamolo raffreddare. Passiamo poi alla sua incisione con l'aiuto di un coltello e uno scavino, oppure un cucchiaino se non lo avete. Cerchiamo quindi di formare al suo interno una conca simile a questa. Mettiamo poi il gambo da parte e passiamo alla preparazione della crema di avocado. Iniziamo ricavando una metà del frutto, che incideremo prima verticalmente e poi orizzontalmente. Quindi, con l'aiuto di un cucchiaio, estraiamone la polpa che metteremo all'interno di una ciotola. Schiacciamo poi inizialmente un po' l'avocado con l'aiuto di una forchetta. Uniamo quindi sale a piacere, due cucchiaini d'olio evo ed il succo di mezzo lime. A questo punto mescoliamo il tutto e continuiamo a schiacciare l'avocado fino ad ottenerne una crema liscia che trasferiremo all'interno di una sac à poche. Terminiamo quindi la preparazione dei nostri elementi tagliando finemente qualche fetta di peperoncino. A questo punto non ci resta che assemblare il piatto, posizionando il nostro gambo, nella cui conca adageremo qualche ciuffo di crema di avocado, qualche pezzettino di cialda di mais . Foglioline di menta . Il nostro peperoncino . La cipolla marinata . Per terminare con qualche fogliolina di coriandolo fresco.
Questo è tutto per oggi, noi speriamo che il video vi possa essere utile, se vi è piaciuto fatecelo sapere con un like o un commento qui sotto. Anche quest'anno la modalità non cambia, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivando la campanella qui sotto e se non volete perdervi nessuna delle nostre novità potete seguirci anche su Instagram e TikTok. Noi vi ringraziamo tantissimo per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!